Buonasera ragazze, questo è un video un po' improvvisato, un po' vi ho chiesto parere. Vorrei mostrarvi in questi giorni in cui sono appunto fuori per lavoro gli outfit che sto indossando e così magari vi do qualche idea di outfit per le vostre uscite o giornate di lavoro. Prima volevo farvi vedere un attimo la stanza di questo albergo carinissimo che vi consiglio di appunto visitare. Adesso giro la fotocamera. Ecco, qua riconoscete appunto i cuscini del video precedente perché mi sono appunto seduta qui per girare il video di che cosa c'è nel mio beauty case e vedete appunto qua, questa è la stanza fatta in questo modo, a me piace tantissimo. Questo è l'armadio con le mie cose appoggiate lì, questa è la scrivania. E poi in questa stanza in particolare non sono tutte così, c'è la doccia al di fuori. E poi abbiamo il bagnetto. Eccomi qui. Adesso vi faccio vedere come sono vestita e poi devo muovermi perché stasera, cioè fra mezz'ora, sono appena rientrata dalla fiera, fra mezz'ora usciamo già a cena, quindi mi devo muovere una rinfrescata veloce, non posso neanche rifarmi il trucco dopo 12 ore, ma va bene così. Ecco il mio outfit per il primo giorno di fiera. Allora, considerate che non ho queste scarpine qua, queste ballerine qua in fiera, ma le uso solamente appunto nel tratto macchina, stand, macchina. Per il resto in stand tengo i tacchi. Magari ve li faccio vedere domani, l'ultimo giorno, non lo so. Allora, oggi ho indossato questi pantaloni larghissimi, vedete, che hanno una vita in realtà regolare, non è a vita alta, e che hanno questa lunghezza leggermente sopra, insomma, sotto al polpaccio, ecco, che con i tacchi stanno molto molto meglio che con le ballerine, però la comodità. Poi sopra ho indossato questa camicetta con dei topini, a me piace tantissimo. Dopo vi faccio vedere che ha le maniche a tre quarti. E sopra questa è la giacchettina di Susie Mix che vi ho fatto vedere negli ultimi acquisti. Il mio trucco di oggi è questo, almeno quello che ne rimane, eyeliner di Puro Bio. Un ombretto della Naked 2, viso abbastanza luminoso, ma non l'ho neanche settato con la cipria, quindi direi che ci siamo. Per questa sera, visto che siamo qui, siamo dentro al mio armadio e mi sa che metterò questo vestitino qua che avete visto sempre negli acquisti, negli ultimi acquisti, ed è di H&M. Dopo vi faccio vedere come sta indossato. A più tardi. Buonasera ragazze, dopo pochissimi minuti dal video precedente, eccomi pronta per l'outfit della serata. Allora, questo è l'abitino che vi ho fatto vedere prima, quindi di pizzo, con la sottoveste color carne, che ho voluto impreziosire con questa cinturina, sempre di H&M, sono entrambi di H&M. Vedete che il collo è molto discreto, anche se è un scollato. E sopra ho tornato a mettere questa giacchina in pelle che rende un pochino più rock tutto il look. Ai piedi ho queste décolleté che hanno qualche anno, dietro come vedete c'è questa frappolina, vediamo se riesco a farvela vedere, fatta così, quindi non sono normali, diciamo, le classiche décolleté, e vado a completare il look con, scusate, questa pochettina di Cochinelle tutto rifinito in oro, quindi sia cintura che giacchina che pochette. Indosso come trucco, praticamente ho dato una ritoccata al trucco di stamattina e ho indossato il rossetto 07 di Puro Bio, così da dare un tocco un pochino più autunnale al tutto. Ora esco e andiamo a cena. Ciao! Buongiorno ragazze, secondo giorno di fiera e questo è il mio outfit. Cerco di farlo rivedere tutto intero, vediamo un attimo. Allora, questa è una camicina che vi ho fatto vedere, penso, l'anno scorso ad autunno di Susie Mix, che ha questo, diciamo, laccettino qua, è un pochino frou-frou ed è praticamente a tre quarti, un po' più lunga. Scusate, ma ho mal di gola assurdo. È abbastanza morbida, infatti vedete che ha un po' di abbondanza
E come colori è praticamente un beige con del verde marcio e del nero. Sotto l'ho abbinata, abbinamento un po' insolito ma mi piace un sacco, con questa gonna con le tasche che ho da una vita, non si portava tipo 5-6 anni fa a vita alta, però in realtà appunto ha un elastico, guardate tutto qua dietro, proprio fatto apposta, io lo portavo un pochino più a vita regolare, però sta benissimo a vita alta. Ed è sempre beige, che riprende appunto il beige della camicetta. Qui ha un fiocchettino un po' particolare, poi così tutto a pieghe spiegazzato, perché stando in valigia purtroppo tutta una giornata prima di arrivare in hotel si è combinato così. Le scarpe ho le ballerine perché ho quelle famose col tacco lasciate in fiera. E come trucco, adesso vediamo se riesco a farvela vedere, scusate, praticamente ho usato ombretti, insomma colori opachi. Ho un caldo opaco, questo marrone un po' più scuro l'ho realizzato con una matita marrone di Lakshmi, vediamo se così riesco a farmi vedere meglio, non so come tenere la fotocamera. E poi ho messo l'eyeliner di Puro Bio, che ieri è durato tutto il giorno senza problemi, mascara Lakshmi e rossetto Puro Bio 02. Quindi questo è l'outfit completo, mi piace molto. Sopra ci metterò come ieri la giacchettina di pelle se avessi freddo e il cappottino giusto stamattina e stasera per entrare e uscire in fiera. Niente, ci vediamo stasera che vi faccio vedere l'outfit per la serata e buona giornata, ciao! Buonasera ragazze, consueto video di outfit della serata. Questo è un outfit che conoscete già perché l'anno scorso, proprio in questo periodo, vi avevo fatto un video di un total look autunnale e infatti ve lo ripropongo con questa camicina di Stradivarius un po' lucida con le maniche a tre quarti, fatto così, scollo a V, che ho messo all'interno di questa gonnellina plissettata che ha appunto questo spacco qua davanti per consentire la camminata, color senape che mia madre odia. In realtà penso che sia una gonna che ha comprato lei per me e mia sorella, ma appunto non le piace il colore, lo trova proprio brutto. Ho di nuovo indossato il rossetto di Puro Bio 07, scusate se mi vedete un po' parlare strano, ma ho qualcosa, come si dice, io lo chiamo così, ho un rospetto sulla lingua, lateralmente mi fa un male assurdo, ho mal di gola. Domani è l'ultimo giorno di fiera, finalmente. Indosserò gli occhiali perché ho tenuto le lenti a contatto tutto il giorno, però vi mostro velocemente il make-up. Allora, aspettate che appoggio gli occhiali. Allora, aspettate anche che cambio il fuoco, vediamo se mette a fuoco il mio, non il telefono, ma me. Allora, ho fatto un trucco un po' più pesantino da sera, utilizzando sempre la Naked 2, e ho utilizzato gli ultimi due colori prima del nero, quindi il bordeaux qua sulla piega dell'occhio e invece quel color rame nel resto della palpebra. Mascara sempre Lakshmi, niente eyeliner o matita, solo sotto la matita, e mi piace sempre tanto. Sto trovando un nuovo modo di truccarmi e così direi, insomma, io mi piaccio. Poi ultimamente amo anche indossare appunto rossetti un po' più colorati dopo il sana, quindi mi fa sempre tanto piacere. Nulla, le scarpe sono quelle sempre di ieri sera, mi sono ancora dimenticata di farvi vedere quelle che uso in fiera, che avete visto però su Instagram, quindi domani magari ve le faccio un mini video dalla fiera, così vedete appunto anche che cosa utilizzo. Nulla, adesso mi vesto perché ci troviamo e andiamo a mangiare il pesciolino. Ci vediamo domani mattina con l'ultimo outfit. Un bacio, ciao! Buongiorno ragazze, ultimo giorno di fiera, quindi finalmente stasera si torna a casa. Come sentite dalla mia voce, ho passato una notte infernale con il mal di gola. Dovete sapere, non so se succede anche a voi, che io non riesco a deglutire, mi fa male atroce, soprattutto inizio a salivare, quindi per me è una cosa sconvolgente avere mal di gola, è peggio di avere la febbre e quant'altro, perché davvero faccio fatica proprio a mandare giù
a dormire, mi agito, quindi nulla, insomma, sono contenta di tornare, ma devo far passare questa giornata dove parlerò ancora e quindi mi metterò sicuramente una sciarpina. Vi faccio vedere quindi l'ultimo outfit, insomma, di queste giornate. Allora, intanto indosserò gli occhiali perché così non li tengo in borsa e ho fatto un trucco veramente molto molto neutro, aspettate che io non ho ancora imparato come si fa, quindi ho messo una riga d'eyeliner di Puro Bio, un ombrettino chiaro un po' scimmerino e nella piega dell'occhio proprio un color un po' caldo ma opaco, e sulle labbra lo 02 di Puro Bio rossetto. Come outfit invece, torniamo a fuoco, vediamo un attimo, eccoci. Allora, indosso sempre questa giacchettina che veramente tra la sera e il giorno in appunto in fiera ho sempre utilizzato, di Suzy Mix, che mi sta piacendo tantissimo, mi hanno anche fatti i complimenti. E poi sotto oggi ho questo vestitino così, con insomma dei tagli che mi piacciono di più, cioè abbastanza stretto in vita e vita alta, infatti ce l'ha una cucitura, cioè ha queste ripresine qua, insomma, per essere stretto in vita, color verde bosco. Ecco, sarebbe benissimo quella cintura di H&M che ho indossato anche quel vestito di H&M, quello di Pizzo, però onestamente averlo tutto il giorno mi comprime troppo, voglio stare un pochino più comoda, e considerando che questo giacchino probabilmente lo utilizzerò, lo terrò appunto addosso e magari lo chiuderò, praticamente la cintura non si vedrebbe e mi sarebbe solamente scomoda. Sotto, come al solito, ho le ballerine, perché vi ho detto che nel tragitto macchina stand sto comoda, e poi metto le scarpe che ancora in questo video non vi ho fatto vedere, quindi spero di ricordarmi una volta arrivata dopo nello stand di farveli vedere. Stava bene anche un paio di décolleté nere, quelle appunto di ieri sera, però mi sono un po' scomode dietro, non so cosa sia successo perché le ho da veramente tantissimi anni, anzi mi sono laureata nel 2010 alla triennale con quelle scarpe, quindi sono 7 anni che le ho, no forse era il 2012, no era il 2012 nella laurea specialistica, quindi sono tanti anni che le ho sempre trovate comode sia con che senza calze, non so quest'anno cosa sia successo, quindi boh. E nulla, adesso mi metto la giacca, finisco di caricare, anzi preparo appunto tutte le valigie, questi sono i miei sacchettini con tutto il resto che devo portare con me, e poi appunto sono pronta così per salutare l'albergo. Niente, io spero che questo genere di video vi sia piaciuto, considerate che non ho intenzione di girarli spesso perché non è che abbia tutte queste occasioni in cui indossare così un pochino più interessanti, perché appunto quando vado in ufficio non ho appuntamenti, sono veramente tranquilla, però magari nelle prossime volte, chissà. Fatemi sapere con un commento o con un like, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ragazze, nel bel mezzo della fiera mi sono tolta le scarpe, ovviamente non mi vede nessuno perché sono qua nascosta, per farvele vedere. Queste sono le scarpe che ho messo in fiera, quindi sono queste chanelline, diciamo, così incrociate sul piede, color beige un po' scuro, caramello diciamo, con questa finitura bianca. Il tacco è sottile, sarà un 7 centimetri, ecco, e devo dire che però sono molto comode, probabilmente perché in pianta sono abbastanza larghe. Visto che tutte le mattine vi ho fatto vedere gli outfit, ma con le ballerine, che spesso, specialmente il primo outfit, faceva un po' schifo, no, perché comunque le ballerine, dai, sono comode, ma non sempre sono adatte, specialmente secondo me con un pantalone appunto a palazzo, così in fiera ho cercato di mettere qualcosa di carino, ho indossato loro, e quindi, visto che ve l'avevo promesso, vi ho fatto vedere. Hanno qualche anno, sono di alta marea e per me sono veramente comodissime, però mi sa che fra poco mi abbandoneranno perché questi elasticini bianchi si stanno aprendo. Aiuto! Nulla, ciao a tutte ragazze.